La partita di ritorno si disputa subito dopo aver subito dallo stesso Cagliari in campionato una sconfitta per 2-0. Ma i nerazzurri questa volta ottengono una netta e convincente vittoria. Apre le marcature Tovaglieri al 19esimo dopo una mischia in area. Raddoppia Morfeo al 24esimo. Gallo conquista una palla a metà campo, serve Herrera per Morfeo e Fiori non ha scampo. La semifinale di Coppa è ormai vicina. Nella ripresa però il Cagliari reagisce. Al secondo minuto centro di O'Neill, entra Bressan e Ferrone battuto. Tutto da rifare, anzi la situazione peggiora al 32esimo, quando Silva, trovatosi libero per un fuorigioco non riuscito, supera Ferrone. Sul 2-2 sembra la fine del sogno nerazzurro, ma non è così. L'Atalanta si rovescia di nuovo in avanti. Al 34esimo Morfeo trova Pisani, preciso, diagonale e gol. Insistono gli atalantini e tre minuti più tardi Pisani dà in area a Morfeo. Il suo tiro è respinto, ma c'è Tovaglieri che realizza la sua doppietta. Al 45esimo un contropiede fortunato Pisani mette Tovaglieri solo davanti a Fiori, ma il bomber nerazzurro manda sulla traversa. La semifinale è comunque conquistata. Il Bologna, prossimo avversario,